Latino Chirico, artista di fama internazionale, celebra la sua città ed al contempo traccia un ritratto dello stato dell'arte. Il tutto grazie alla sua esposizione Tempo Sospeso, allestita alla Galleria Spazio Cima. Un bilancio della sua vita artistica e personale, raccontata con leggerezza e simpatia, partendo dalla sua nascita e dalla Calabria che gli è restata nel cuore. E nasco a Reggio Calabria, ma il mio paese di origine è sulla costa ionica, in quella zona grecanica che questi paesini un po' arrampicati tra il mare e l'Aspromonte. Ho studiato a Reggio Calabria, ho fatto il liceo artistico a Reggio Calabria e i ricordi della mia terra mi stanno sempre nel cuore. Molto spesso mi chiedono cosa c'è nel mio lavoro della mia terra d'origine. Del mio lavoro c'è, nel mio lavoro della mia terra d'origine c'è l'energia, c'è la voglia di emergere, c'è la voglia di farsi avanti, c'è la voglia di migliorarsi. Io sono quello che sono anche perché vengo da quella realtà che era una realtà dura, una realtà povera, ma una realtà ricca di energia, ricca di positività. Questo è il legame che ancora conservo con le mie origini. Io sono partito dalla Calabria, che ero un ragazzino, e poco più che 17enne. Sono andato a Milano a fare l'accademia. Poi l'amore mi ha portato a Roma, ma avevo 21 anni. Roma, a differenza delle altre città, accoglie tutti, perché storicamente è stata abituata a essere questo. E in questo periodo che appunto viviamo il dramma, a parer mio, ineluttabile delle immigrazioni, Roma appunto rappresenta una città dove tutto questo è vissuto, a dispetto delle difficoltà che ci sono, in maniera più umana. Roma ha rappresentato intanto una città che mi ha aperto subito le braccia, e poi Roma è la città fantastica. La mostra allestita fa il punto sul momento storico che stiamo vivendo, un tempo sospeso. È una riflessione che io ho fatto sul momento che stiamo vivendo. Io sono figlio del Novecento, che è stato un secolo straordinario, ricco di novità, di rivoluzioni, e sono felice di averlo vissuto e di averne goduto di tutti i benefici. Ho la coscienza che stiamo vivendo un momento di trapasso, un momento di grandi novità, che io ho voluto testimoniare con questa mostra, alla quale ho dato titolo Tempo Sospeso. Intendo che mentre prima abbiamo avuto la fortuna
e anche la felicità di vivere un secolo straordinario, oggi mi sento di dire che ho la stessa fortuna, perché sono testimone di un cambiamento, epocale, dove ci saranno delle grandi novità. Io le avverto molto, e il fatto di poter partecipare e di suggerire nel mio ambito anche qualche strumento, che è quello del credere nella vita, quello di avere fiducia, quello di non smettere di combattere e di accettare anche dei cambiamenti, è un po' il senso che ho voluto dare a quello che voi vedete. Io in questa mostra ho presentato delle opere che sono tipiche del mio lavoro del passato, quelle legate al cinema, ma le ho presentate dentro degli specchi che sottolineano questo tempo sospeso. E poi ci sono queste nuove figure, queste figure geometriche, l'uovo, la vita, la sfera, il tutto in un'atmosfera più metafisica, più rarefatta, che mi stanno portando a creare e a cercare una dimensione intanto interiore forte, e anche di rappresentarla con una tecnica, con un modo di interpretare la pittura che mi dà più l'idea di un tempo che deve venire. Ecco, sottolineo di nuovo: tempo sospeso. Natino Chirico si è impegnato nel territorio umbro dopo le forti scosse del terremoto. Portare a Spoleto, a Palazzo Callicola, la sua personale ha significato dare forte impulso a un territorio provato. L'Umbria è per Natino un luogo dell'anima. Beh, questo è un altro aspetto fondamentale della mia vita, perché in Umbria io passo molto del mio tempo, perché ho una casa in campagna
e lì ho scoperto intanto una dimensione a me sconosciuta, che è la dimensione contadina, fatta di tenacia, fatta di meticolosità, fatta di quotidiano, tutte cose che io poi ho trasferito, travasato nella pittura. È proprio un approccio quotidiano alla vita, di non arrendersi mai. Poi l'Umbria è una regione che porta un po' alla meditazione, i tempi scanditi dalla natura, quindi ho avuto molto da imparare dall'esperienza umbra, e ho un forte rapporto con la terra. E poi c'è anche una dimensione interiore che mi piace chiamare religiosa, non inteso in senso di religione, ma proprio di vita interiore. Mi ha sviluppato tutto questo e mi ha permesso poi di realizzare alcune mostre dove l'accento era soprattutto legato all'interiorità, legato alla meditazione, e che è il mondo che mi ha sempre accompagnato nella ricerca, che continua a essere la base del mio lavoro, una ricerca basata su la ricerca interiore e la ricerca di nuovi mezzi di espressione, quindi una ricerca tecnica. L'Umbria mi ha dato tutto questo. Il Natino Chirico, artista del cinema d'autore, famosi sono i suoi personali ritratti di Anna Magnani, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich e Greta Garbo, solo per citarne alcuni, è oggi un artista maturo che rende omaggio alla città che lo ha accolto nei suoi anni giovanili con una mostra che mette in risalto il lato intimo e personale. Thank you.